Daniele Bagnoli, non si finisce mai di imparare, di vivere nuove esperienze. Da oggi sei il presidente della AIAPAV, Associazione Italiana Allenatori Pallavolo. Qual è innanzitutto la tua sensazione su questa nuova avventura? Beh, intanto da un punto di vista personale io sono molto molto emozionato e coinvolto emotivamente per questa bella iniziativa, anche perché la stiamo vivendo in un momento di competizioni importanti, ed è stata l'occasione anche per ritrovare persone che era tantissimo tempo che non vedevo. Sarà importante in questo momento, e pensiamo di averlo fatto bene. Abbiamo creato questa associazione che ha tanti progetti, tante buone intenzioni. Le nostre priorità in questo periodo sono state quelle di costituirci, saranno adesso quelle di farci conoscere e soprattutto saranno indirizzate ad allargare quella che è la base di tutti gli allenatori o degli allenatori che ci sono in Italia, perché pensiamo di poter dare un contributo veramente importante da un punto di vista dell'esperienza, da un punto di vista della volontà di ritrovare anche una centralità nei club e in un progetto di sviluppo della pallavolo. Naturalmente in questo momento le nostre intenzioni sono molto buone, perché all'inizio è normale che sia così, però sto riscontrando veramente tanta buona volontà intorno a noi. È una cosa nuova per tutti, però sono veramente fiducioso. Tra l'altro il fatto di ricoprire questa carica mi riempie assolutamente di tanto orgoglio, anche se è una cosa nuovissima per me. Ciao. Nomi illustri ci sei tu, Giuliani che ha vinto lo scudetto, abbiamo visto Lorenzetti, Piazza e tutti i tuoi colleghi di Serie 1 presenti, però non siete una casta, vi rivolgete anche alla base, questo è importante. No, ma tra l'altro la cosa che cercheremo comunque di cambiare per quel che riguarda anche noi stessi è quella di avere la possibilità di comunicare fra di noi molto più rispetto al passato. Naturalmente abbiamo bisogno di essere riconosciuti, riconoscibili e di avere una certa forza. Naturalmente questa ce la darà solamente la base, ma noi sappiamo che ci sono migliaia di persone che dobbiamo cercare di raggiungere anche attraverso di voi, attraverso i media, attraverso la stampa, e tutte queste persone devono sapere che metteremo la nostra esperienza a loro disposizione per poterli aiutare a crescere e a intraprendere questa carriera, questa, diciamo, questa professione che a noi ha dato tante soddisfazioni.